Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, ragazzi, siamo qua su un nuovo gioco. Questo gioco l'ho appena scaricato. Ragazzi, questo gioco si chiama Fractal Space. È un gioco molto strano, l'ho trovato sopra Play Store sconsigliati, eh. La distanza più corta tra il passato e il presente è una linea dritta tra due punti. Capitolo 1. Perché va pure a capitolo di questo. Allora, dove ci troviamo? Allora, chi parla? Usa il tuo dito sinistro per muoverti. Tocca tenere tutti in quest'area. Ah, ok, qui sta il joystick. Usa il tuo dito destro per guardarti attorno. Ok, come I am Meg. Puoi aggiustare la sensibilità della visuale e le minue opzioni. Non vedi dove sei? Allora, quindi cosa bisogna fare in questa stanza? Comunque l'altro è fatto veramente bene. Benvenuto! Attiva. Anno di nascita. Ah, ok. 2004. Corretto, almeno ti ricordi questo. Sì. Dai, salvato. Apri la porta e use the keyboard. Oh, che bello, tipo nei film James Bond, cioè i laser. E io questi come do i... Come faccio così? Madonna, questo mi ha sfiorato. E questo... Salto! Ben fatto, puoi cambiare la visione d'opzione del tasto sinistro... Ok. Dai salvati, ok. Non avere paura. Non ti preoccupare, zio. L'ascensore, ok. Come fai a saperlo? Siamo già stati qui prima. Attiva. Ragazzi, comunque è fatto veramente bene sul gioco. Come è fatto la D sul gioco. Salta. Quindi abbiamo disattivato il laser, però questo è un laser attivo. Qua dietro ci sta il pulsante per la forza. Ah, si chiama la lama. Brillante, molto brillante, amico mio. E questa è come deve essere superarla, così. Ok, si riesce sempre più questo. Accogli i pacchetti per curarti. Questo è un pacchetto. Ah, non so, vabbè, ho superato al massimo, giustamente. Ascensore. Attiva. Ho trovato l'ascensore, ora non ti ricordi affatto? No, non riesco, no, non riesco, non ci riesco, ci penso, ma... Allora pensa di tu, fammi venire il nervoso come ti dimentica le cose. Ecco qua, io mi dimentico molto le cose. Dolce, che dolce. Io sto parlando con una ragazza? Però è riuscita, sono stato un salame. Però non toccarli, è troppo qua. Non li toccherò. Oh, allora, è solo un vuoto di memoria. Allora, sì. Mazza il casino che c'è qua. Cioè, ma perché mi hai chiuso la porta? Allora, io sono uscito apposta qua, senza che questi due ci affettino. Salta, salta. Un pulsante. È attiva. Ok, io ho disattivato quel laser e si è aperto un ponte. Questo però è ancora attivo. Non posso passare. Ok, il mondo dove... Ah, sul quadro interrotore, io un po' se ce la faccio senza che questo mi affitti. Salta. E invece mi ha preso, te pare. Attiva. Ehi, tu ragazza, parlante invisibile, hai qualche idea su cosa dovrei fare? Sì, era una ragazza, c'avevo ragione. E un po' se scappia qualcosa, che tu sia la cosa del pacchetto della vita. Però non so proprio come cavolo piarlo. Sono morto. Perfetto. No, dai, no, capo, no, zio, ti prego. Dai, che cazzo. Siamo tornati qua. Hai qualche idea di cosa devi fare? Allora, siamo tornati qua. Un po' si scappia. Questa cosa. Ma sai, questo mi becca sempre comunque. Questi si sono uniti. La libertà è un passo, ma tu hai scelto un'altra strada. Questo
Ottimo, c'era di dare meglio. Bello! Che bello sto posto, raga! Allora, cosa abbiamo? Questo che è? Una lama, io posso questa su, riesco a superarla. Aspetta, dai salvati. Ops, e te pareva? Grazie, ops, scusa. Vabbè, tutto qua. Riesco a passare lo stesso, se riesco a passare lo stesso, non riesco a passare lo stesso. Perfetto, 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 ok. Ti prego, cadi. Grazie. Gentilissima. Adesso appunto, dai salvati. E qui è un po' tranquilla la situazione. Vista le cose della vita, insomma la prendo e se così mi beccano se non fai i miei. Ti consiglio di non toccare quel cubo e io mi ce lo tocco. Vediamo un po' se riesco. Qua è questo il taglio si vedi. Sì, non è. Un sacco di vita. Qua già vedo che c'è una cosa per la vita, quindi metti giù e prendi questa cosa. Curato, perfetto. Ferra. Ok. Troppo alto per te, non ti preoccupare, già questo qua. Dai salvati. Usa la protezione. E come dovrei superare sto coso? Afferra. Dopo se riesco a fregarlo, mettici davanti una scatola. Salta. E proprio come cavolo faccio con quegli altri? Metto un altro qua. No, Matteo, che stai facendo? No, non devi lasciarlo. Metti giù, metti giù. Vabbè. Se è stupidi come. Prova a far stare così. Perfetto. Allora, qui vedo che c'è una bellissima stanza appesa sul vuoto. Una bellissima stanza. Qua credo di mettere il cubo e più qua. Adesso o me apre questa porta o me apre questa. Mi apre questa. Che devo fare? Devo saltare il vuoto? Ah no, c'è il punto, non vale. Cos'è questo? Cos'è? Che cos'è, raga? Questo che cavolo è? Un bracciale? Grazie! Ottieni il taser! Che bello saltare il vuoto, proprio. Vabbè, che cavolo! Stai esitando, non è vero? Hai chiuso tu la porta? Hai chiuso tu essere qui. Se metti di parlare, lasciami pensare. Quando vuoi. Scusa, io adesso attivo. E come. E io che ne so qual è il codice? Non lo so, 2004? Non lo so, raga, che codice è? Che devo fare? Usa che ci sta. Ecco la soluzione. Allora, manco l'avevo visto. Allora, 3 più 3, 6, 3 più 3, 9, 6, 9, 8, 4. Ok, 8, 4. Oh. Comunque, prendiamo sto laser. Che devo fare? Ecco, tocca il laser per sparare. Intanto sta cosa è subito fermata. Bello. Spara. Usa testa sull'interruttore. Interruttore. Figo, come lo tengo? Tanto ci sta anche. Che cos'è qua la paglia dietro? Esca, dove hai energia? Ciao, ciao zio. E come ti piglio? Con la scatola. Tesi ha ricaricato. Usa testa sull'interruttore. Go fuori, mi stai dicendo? E come lo becco? Figo, questo qua lo segue pure. Ah, l'ho preso. Una porta che va nel vuoto. Allora, mettiamo adesso il taser. Ma se cado muoio? No, per fortuna. Se dicendo di senza senso, lasciami in pace, non sei d'aiuto. Non esagerare. Si è ricaricato, perfetto. Buona vita. Che devo fare qua, raga?
Ah, mi hanno interrotto io, manco l'ho visto. Cioè, colpo che sono morto. Ok. L'ho acceso. Andiamo a ricaricare il taser. Il taser è ricaricato, perfetto. Ah, non l'ho acceso. Quindi si torna di laser e poi la porta si apre. Oh. Perfetto. C'è un modo di lontano fuori, ma tu sei ancora intrappolato in questo. Non trovo la mia uscita, cosa credi? Ci sto provando. Grazie, Dio, poi si è scappato lo stesso. Ok. La cosa con il taser, ricaricata, perfetto. Comunque raga, è fighissimo questo gioco. Là ci sta. In teoria potrei anche andare avanti. Non andiamo avanti, sono sicuro su che cosa ci sta. Sei arrivato lontano? Molto più lontano di quanto pensassi. Di qua. Vediamo come facciamo avanti. Bravo Matteo, quando cerchi soluzioni, ma quella che è sempre sì, certo. Grazie, sono più alto. Non mi piace questo suono. Beh, insomma. Io lo fa qua, faccio sulla scelta con l'interruttore. Sterica il taser. Perfetto, il taser ricaricato. Ah, la piattaforma. Ecco il cubo che mi serve. Ecco, la volta è chiusa, non faccio aprirla. Perfetto. Ecco, molto aperta qua la porta. No, aspetta. Salta. Si riesco a saltare. Qua sopra. Poi da sopra. No, ci provo. Posso arrivare qua sopra. Oh, perfetto. Sono riuscito. Usa l'ascensore, si lo utilizzo, tutto qua. Ok. Mancava poco. Sempre c'è speranza. Non spendo il tuo la vita di questa scatola. E tu a decidere. Non è vero, comunque tu cosa controlli. Apri e basta, fammi uscire. Niente, dipende tutto dalla libertà. La libertà è solo un passo. Ah, questo è il capitolo 2. Vabbè ragazzi, lo continuo la prossima volta. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un costato commento e un bel like se volete che lo continui. Iscrivetevi al mio canale, vi ricordo di iscrivermi sulla pagina Instagram e Facebook. E noi ragazzi, ci vediamo la prossima volta con un nuovissimo video. Ciao a tutti!